Dichiarare lo stato di emergenza per la sanità del centro Sardegna, di quell'area geografica che va da Oristano a Tortolì, l'hanno chiesto a gran voce alla regione Adares i cittadini e i sindaci che hanno partecipato oggi a Oristano in Piazza Roma ad una manifestazione in difesa del diritto alla salute per i cittadini del centro Sardegna. L'appuntamento è stato promosso dal Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano in collaborazione col coordinamento dei comitati e delle associazioni della Sardegna centrale. È l'ennesima manifestazione a cui partecipano comitati, sindaci, semplici cittadini. La risposta che mi attendo dal governo nazionale e dalla regione Sardegna è una maggiore attenzione e prendere decisioni coraggiose. Le decisioni coraggiose sono di aiutare i territori più svantaggiati da un punto di vista della sanità e quindi mandare maggiori risorse e più medici nell'Oristanese e nel Nuorese. Chiaramente a discapito di territori che sono più serviti. La manifestazione di oggi è importantissima, come tutte le manifestazioni che sono state svolte qui nella provincia di Oristano, per rivendicare il diritto alla salute in tutto il territorio. E quello che ci attendiamo è che, terminata questa pandemia, i presidi ospedalieri, soprattutto di Oristano, Ghilarza e Bosa, possono riprendere le loro attività programmate dal programma regionale per l'assistenza. Questa è una delle altre manifestazioni che si susseguono a fronte di una sanità carente, una sanità che dovrebbe dare risposte che non arrivano da tempo. Una sanità che è soprattutto in capo alla giunta, alle regioni, ma alle regioni che nonostante i vari solleciti, con tutte le iniziative, manifestazioni che sono state fatte in tutto il territorio sardo e soprattutto nelle piccole zone come siamo Nuoro, dove sta crollando ogni tipo di sistema sanitario, la regione non riesce ad iniziare a dare risposte.